La trasmissione è offerta da Banca di Pesce Cascina, la banca di credito cooperativo punto di riferimento per la Val di Nievole e la Lucchesia. Costeggiando l'antico palazzo dell'importante famiglia Turini, dove soggiornò nel maggio del 1536 l'imperatore Carlo V, si giunge alla Piazza Grande, Piazza Mazzini. I pesciatini veri, quando devono citare il centro storico, nominano la piazza luogo naturale di scambi commerciali, di incontro, di giochi, passatempi e di momenti culturali. Si giunge presto al Palazzo Comunale, un tempo del vicario. Al suo interno, di notevole importanza, è la Sala del Consiglio, posta al secondo piano, con gli affreschi che riproducono gli stemmi dei principali podestà. Nell'ingresso, sopra una porta, si trova una pittura ad olio che rappresenta il ritratto di Domenico Bonvicini, colui che per primo introdusse nella città il gelso bianco per la coltivazione del baco da seta. Sulla facciata sono collocati gli stemmi di alcuni vicari. Si racconta che di fronte a questo palazzo in cui un tempo sorgeva il tribunale, oggi adibito a sede degli uffici del municipio, vi fosse il patibolo, dove erano giustiziati i condannati a morte. Da non perdere il panorama della città
dal terrazzo antistante la porta principale del municipio. Da qui si può osservare tutta la parte di Levante, soprattutto la zona del quartiere di San Francesco. Al piano terra del palazzo si trova la suggestiva Cappella dei Caduti. Al suo interno si trova la statua che rappresenta la libertà alata di Libero Andreotti. Lasciato sulla destra il Palazzo del Vicario, si imbocca via degli Obizi e ci si dirige verso uno dei monumenti architettonici più significativi della città, il Palagio. Anticamente dotata di merlature, la struttura costituì per lungo tempo la nobile sede del Podestà, la principale carica civile di Pescia. Fino all'anno 1424, infatti, questo magistrato ebbe la sua personale dimora al piano superiore dell'edificio, mentre la loggia al pian terreno fu utilizzata per le riunioni degli abitanti. Le opere di Andreotti, colate in bronzo o scolpite nel marmo, sono oggi conservate per lo più in musei e collezioni private, italiane e straniere. La città di Pescia, tuttavia, ha il pregio di poter mostrare ai suoi visitatori l'intera collezione dei bozzetti in gesso, realizzati dallo scultore. Si tratta di un nucleo collezionistico unico nel suo genere, formato da ben 230 modelli, che è stato donato dagli eredi di Andreotti e che è oggi visibile al pubblico nelle prestigiose sale del Palagio. Attraverso questi gessi è dunque possibile ripercorrere pienamente tutto il cammino e l'evoluzione artistica dell'autore, cogliendo appieno quel particolare carattere eclettico insito nelle sue opere, che ha portato il critico d'arte Vittorio Sgarbi a parlare di uno stile libero di Andreotti. All'interno della gipsoteca Libero Andreotti nel Palazzo del Podestà a Pescia e siamo in compagnia di Francesco. Ciao Francesco. Ciao e benvenuti a tutti. Francesco, allora, questo è un luogo veramente particolare, sia la storia del palazzo che la storia di questa mostra permanente. Raccontaci tutto quello che è la meraviglia di questo posto. Esattamente, allora, innanzitutto due nozioni su quello che è la struttura, l'edificio. È un edificio particolarmente antico, come dicevi tu, Palagio, Palazzo del Podestà, nasce probabilmente intorno al XIII secolo come sede del Podestà, quindi della più importante carica politica della città di Pescia. Mantiene questo utilizzo fino al 1424, quando la carica di Podestà viene soppressa in favore del vicario fiorentino. A questo punto l'edificio subisce tutta una serie di modifiche sia strutturali che nella destinazione d'uso. Questo edificio ha ospitato a partire dal 500 una banca, il Monte di Pietà Fiorentino, una scuola, un'armeria, un granaio, un teatro, soprattutto il primo teatro stabile di Pescia fra il 1669 e il 1782, e poi ancora un ospedale di fortuna della Croce Rossa Italiana, una falegnameria e infine a partire dagli anni 70, dopo il restauro promosso dalla soprintendenza e dal comune di Pescia, l'edificio è tornato nelle disponibilità del comune e agli inizi degli anni 90 qui è stata allestita la gipsoteca dedicata a Libero Andreotti, che è stato uno scultore nativo proprio qui della città di Pescia.
La rarità di questo luogo è proprio che raccoglie tutte le opere che sono state donate dalla famiglia. Esattamente, non solo un discorso di tutte le opere, quanto il fatto che le opere di Andreotti, gli originali in realtà, sono sparsi praticamente in tutta Italia, per non dire in tutto il mondo, soprattutto sono in collezioni private. Invece noi qui abbiamo la possibilità di mostrare al visitatore, al turista che viene a visitarci, tutta la collezione di Libero Andreotti, dagli inizi, quindi gli anni intorno al 1905-1910, fino al 1933, che è praticamente la fine della sua produzione. Lui muore abbastanza giovane, 58enne. Il grosso della collezione, considera in totale sono 230 pezzi, si articola fondamentalmente fra secondo e terzo piano. Il secondo piano parte, appunto, ti dicevo, con queste prime opere intorno al 1905 e sono suddivise in ordine cronologico, quindi le prime che tu incontri sono per lo più nudi di donna che sono stati realizzati dall'artista successivamente a quella che era stata la sua esperienza parigina, quando lui era entrato in contatto con tutto quello che era l'ambiente del balletto russo in Francia, e quindi è un'esperienza che lui riporta poi nelle sue opere. Sono tutti nudi femminili in queste posizioni in punta di piedi che rimandano un po' a quello che è appunto l'ambito del balletto. Altro tema fondamentale che si trova giù al piano sottostante dove siamo noi è quello della famiglia e anche della nascita dei bambini. In particolare ha sempre questa attenzione Libero Andreotti anche per i più piccoli. Mi viene in mente il gesso del nuovo nato oppure il fregio nuziale, ecco, quella è un'opera particolarmente importante. Si dice che è un'opera organizzata in tre metope: al centro ha la nascita di Adamo dalla vegetazione, poi sulla destra si vede l'unione simbolica di Adamo ed Eva e poi la nascita di Caino, il primo figlio della coppia biblica. Poi successivamente ci sono anche due isolotti nell'allestimento museale che sono stati dedicati a uno a donne rappresentate in scene di bagno in un fiume e uno a scene di mercato, dove si vedono ad esempio la ciliegiara, la venditrice di poponi, il pescivendolo, e poi soprattutto c'è il pezzo forte, diciamo, della sala, che è il gruppo di Diana e Atteone. Un gruppo particolarmente importante, fu commissionato da un inglese, Sir Philip Sassoon, che voleva questo gruppo per decorare, diciamo, il proprio giardino, ma l'opera ha avuto così successo che addirittura sappiamo che è ricordata in alcune lettere di D'Annunzio, e perfino Pirandello scrisse ad Andreotti per poter avere una copia in cartapesta della Diana da utilizzare come oggetto di scena durante la prima della sua opera Diana e la Tuda. Poi ci si sposta al piano superiore e qui riprendiamo praticamente dagli anni 20, che è poi il periodo con cui si conclude la sala sottostante, e in questo caso abbiamo innanzitutto queste opere che hanno dei tratti abbastanza orientali, perché siamo appunto nel momento in cui l'arte orientale, in particolare quella della Cina e del Giappone, arriva in maniera molto forte in Europa, e questi tratti vengono adottati anche dagli artisti europei. E poi però fondamentalmente questa sala è quella dove poi ci si imbatte in quelle che sono le produzioni monumentali di Andreotti. Quando Andreotti comincia a partecipare ai primi bandi emanati dal regime, quindi deve ovviamente anche piegarsi un po' a quelle che sono le linee guida che il regime detta, che permettono di accedere, diciamo, a questi concorsi, e lui realizza tutta una serie di opere, fra cui il monumento ai caduti di Roncade, di Saronno. Al pian terreno si possono vedere anche quelli di Bolzano e di Milano, che sono un po' più grossi, quindi sono stati musealizzati a parte per ragioni di spazio. Ma poi questa è una sala particolarmente importante, perché qui si comincia a vedere anche quest'ottica di esaltazione del giovane soldato italiano che muore per la patria e la compostezza della reazione della madre alla morte del figlio, che poi viene filtrata in un'ottica religiosa, e quindi la madre italiana diventa la Vergine Maria che piange per il Cristo che è morto non per salvare tutta l'umanità ma per salvare tutta la sua nazione. Quindi il figlio soldato diventa il Cristo. Questo tipo di soggetto lo potete vedere in diverse pietà che sono state realizzate da Andreotti, ma sicuramente il monumento più importante è il monumento alla madre italiana, con al centro appunto sempre questo soggetto ispirato proprio alla classica iconografia della pietà, e che ai lati ha queste due raffigurazioni, una con il giovane soldato che parte condotto dalla Vittoria Alata che lo tiene per mano e la madre che lo saluta dietro preoccupata. Giustamente preoccupata, perché nell'altro rilievo poi il figlio torna morto, trasportato da due angeli, e la madre si china per baciarlo e dargli l'ultimo saluto. Proprio qui dietro a noi poi vediamo il gruppo dell'Annunciazione Teplitz, che è uno di quelli
più belli generalmente, uno dei più apprezzati anche dai nostri visitatori. Siamo in un periodo in cui la critica ritiene che Andreotti si sia spinto verso una maggiore ricerca di spiritualità e per questo motivo le statue tenderebbero ad allungare in una maniera un po' anche innaturale. In questo caso l'arcangelo fra l'altro ha una resa del movimento molto particolare perché, come si vede bene, non ha le ali ma il mantello svolazzante praticamente rende l'idea, unito anche ai piedi, l'arcangelo si trova in punta di piedi, rendono tutte queste caratteristiche l'idea di qualcuno che è appena arrivato planando dal cielo, planando dall'alto. Ancora posso segnalarti, particolarmente importante, l'ultima, il gruppo di Africo e Mensola, un gruppo scultoreo che doveva andare a decorare una fontana monumentale nell'idea di Andreotti. Lui non ha mai potuto fare la colatura in bronzo perché è morto proprio durante i lavori, ma poi è stata realizzata postuma, oggi è esposta a Roma, quello appunto il bronzo, noi abbiamo solo il gesso, ed è particolarmente interessante perché Africo e Mensola, c'è questa ambivalenza, riprende sia i protagonisti del Ninfale Fisolano di Boccaccio, il pastore Africo e la ninfa Mensola, sia riprende anche i due torrentelli, l'Africo e la Mensola, che ancora oggi scorrono nei pressi di Firenze, sono entrambi tributari dell'Arno, si gettano nel fiume senza mai toccarsi, quindi non c'è contatto. Andreotti ha voluto rendere l'assenza di contatto di questi fiumi anche nell'assenza di contatto di queste figure. Si vede bene la giovane donna che ha lo sguardo fisso in un punto, Africo si volta per cercare il suo sguardo ma non lo trova neanche con gli occhi, quindi c'è proprio questa assenza di contatto. Beh, più o meno diciamo io quello che ti potevo raccontare per darti un assaggio di quella che è la Gipsoteca Libero Andreotti e la collezione di Andreotti, te l'ho dato. Ora considera che comunque quando uno viene a Pesce, viene a visitare questo museo, non c'è poi solamente la collezione di Andreotti, perché il Palagio ha anche un'importante sala, la sala maggiore, che è quella appunto al primo piano, appunto appena salite le scale, e quella generalmente è sede di esposizioni anche abbastanza prestigiose e quindi sicuramente merita una visita anche per questo. Grazie Francesco di tutto, dell'accoglienza e naturalmente di averci condotto in questo fantastico luogo. Grazie. Grazie a voi. Perché pescia siamo noi. Perché pescia siamo noi. Perché pescia siamo noi. Perché pescia siamo noi. Siamo noi. Perché pescia 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 siamo noi.
perché pescia siamo noi. Perché pescia siamo noi. Perché pescia siamo noi. Perché pescia siamo noi. Perché pescia? Siamo noi. Perché pescia siamo noi. Vieni mio bel morino, si gioca a carte e sa da fare a giochi che so io, i picche fiori mettigli da parte e se ti manca un cuore ti dono il mio. L'amore è come l'era dove si attacca amore, così così il mio cuore mi si è attaccato a te. L'amore è come l'era dove si attacca amore, così così il mio cuore mi si è attaccato a te. E lo mio amore si chiama Lorenzo, la sua andatura là mi piace tanto, la sua andatura là mi piace tanto. Cammina piano e arriva sempre a tempo. L'amore è come l'era dove si attacca amore, così così il mio cuore mi si attacca su a te. L'amore è come l'era dove si attacca amore, così così il mio cuore mi si attacca su a te. Se mi volessi bene veramente, faresti un focolino in mezzo al mare, faresti le girandole di foglio, l'acqua dei fiumi tu faresti fermare. L'amore è come l'era dove si attacca amore, così così il mio cuore mi si attacca su a te. L'amore è come l'era dove si attacca amore, così così il mio cuore mi si attacca su a te. Sono nata per i bacini e voglio quelli come i giovanottini all'amor fanno, le voglio sulle guance e sui capelli. Poi chiudo gli occhi e dove vanno, vanno. L'amore è come l'era dove si attacca amore, così così il mio cuore mi si attacca su a te. L'amore è come l'era dove si attacca amore, così così il mio cuore mi si attacca su a te. Giuditta Scorcelletti, cantante folk di Pistoia. Giuditta, raccontaci il tuo percorso artistico. Allora, il mio percorso artistico è iniziato un po' tardi, perché ho iniziato a cantare ai tempi dell'università, all'inizio dell'università, quando studiavo appunto le tradizioni popolari della Toscana, e ho iniziato con la chitarra a ricercare alcuni canti della montagna pistoiese. Poi sotto la guida dell'antropologo Alessandro Fornari ho compiuto studi di antropologia e tradizioni e quindi mi sono iniziata a appassionare a questo genere. Quindi da lì poi piano piano ti sei avvicinata anche a quella che è la tradizione pesciatina dei canti. Sì, pesciatina più negli ultimi anni, perché io abito a Pescia da non molto, quindi grazie anche a un interesse particolare per questa zona, visto che ci vivevo, sì, mi sono accostata anche ai canti pesciatini, sì. E quindi di recente è stato fatto proprio un concerto? Sì, abbiamo fatto un concerto molto bello presso la biblioteca Sismondi, nella sala della Limonaia. Ed è stato molto interessante perché è stata esposta una tesi di laurea proprio sui canti pesciatini. Ho avuto modo di eseguirli ed è stato molto interessante.
giovanottino che di nero vesti a Porta Fiorentina mi fermasti. A Porta Fiorentina mi fermasti. Ma chiede amore a me, fiasco facesti. Un mazzo di viole, sono un bel mazzo, ma me lo son trovato il damo Arezzo. E me lo son trovato il damo Arezzo. E quello vellanese lo ringrazio. Amore ingrato, m'hai detto di venire, un sei venuto. M'hai detto di venire, un sei venuto. Fino alla mezzanotte t'ho aspettato. Affacciati alla finestra, muso nero. Se vieni nella Pescia te lo lavo. Se vieni nella Pescia te lo lavo. Con un mazzo d'ortica te l'asciugo. Fior di lupino, alle casacce non c'è niente di buono. Alle casacce non c'è niente di buono. Son tutte torce a vento e lumi a mano. Perché Pescia siamo noi! 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 Siamo noi! Perché Pescia siamo noi! Perché Pescia siamo noi! Perché Pescia siamo noi! E dai! Perché la Valeriana siamo noi! Perché Pescia siamo noi! Thank you.
La trasmissione è stata offerta da Banca di Pesce e Cascina, la banca di credito cooperativo punto di riferimento per la Val di Nievole e la Lucchesia.